I Parrucchieri provano a darci un taglio da lunedì prossimo. Si riapre il 18 e la data cerchiata in verde per rialzare le sarcinesche in tutta Italia. A Salerno i quaffer si stanno attrezzando per sanificare gli ambienti e garantire la massima sicurezza al cliente e personale che opera nei saloni. E c'è chi, come Lello Fortunato, ha provato ad anticipare addirittura il protocollo e le linee guida del governo, attrezzando il suo negozio come dice come una sorta di sala operatoria con tanto di parafiato, segnaletica per i clienti e che Gran parte delle attrezzature monouso, sia nel salone sia nel centro estetico. Inevitabilmente le restrizioni per la fase 2 del coronavirus comportano, comunque, una riduzione del numero di posti ed anche dello stesso personale. Da lunedì si lavora solo per appuntamento e sarà di fatto abolita la sala di attesa. Siamo organizzati quasi come una sala operatoria. Premesso che eh, diciamo, il protocollo non è, non è, non è ancora arrivato. Quindi non hanno ancora comunicato. Noi ci siamo organizzati un po' da autodidatti, nel senso che abbiamo predisposto tutta una serie di dispositivi di sicurezza che tra le altre cose noi già avevamo dall'aspirazione e sanificazione dell'aria eh, ai parafiato che non dovrebbero essere previsti. Però ovviamente uh, li abbiamo fatti fare perché, se poi venerdì ci dicono che uh, è previsto il parafiato, in due giorni vi lascio immaginare. Quindi, tutta una serie di spese che io e altri colleghi, veramente proprio in questo momento, non dovevamo ad affrontare. Quindi, come si dice, da sul cotto l'acqua bollita. Il... <ride> Ci siamo organizzati come potete vedere, un posto sì e un posto no. Noi abbiamo 28 postazioni, quindi ne diventano 14. Cinque lavaggi, abbiamo anche una saletta a parte, quindi, per quanto ci riguarda, ma un po' tutti gli altri colleghi faranno così: un posto sì e un posto no. Le persone sarà una persona per cliente, quindi un operatore per clienti, quindi rispetteremo diciamo, la sicurezza al massimo. Noi già lavoravamo per appuntamento. Quindi ovviamente adesso dovremo evitare l'attesa. Quindi ridimensioneremo il lavoro sarà dimezzato e quindi attesa non ce ne sarà. Anche se noi abbiamo due divani a distanza di 6 metri uno dall'altro, quindi una, potrebbe esserci una persona da una parte e una persona dall'altra parte, okay. sì, di sanificazione ma noi faremo l'estrazione dell'aria, a parte che noi abbiamo finestre dappertutto, cioè abbiamo otto finestre, da finestre e balconi, quindi il problema del riciclo dell'aria abbiamo fatto fare ovviamente la sanificazione e ogni sera comunque avremo, abbiamo un dispositivo che va spruzzato in tutti gli aspiratori di modo da rendere ancora più sicuro il tutto. Sterilizza? Uh, spazzole, phone è praticamente una sterilizzazione da sala operatoria. La stessa cosa per le spazzole vengono pulite e imbustate, sterilizzate e imbustate. Quindi dal punto di vista della sicurezza, ma siamo noi in primis a, a voler essere sicuri per non far succedere qualche cosa che poi ci bloccherebbe totalmente. quindi Sicurezza massima per i clienti, quindi devono stare tranquilli, ma questo non solo da parte nostra, io sento un sacco di colleghi, di amici colleghi che ci siamo organizzati anche senza avere un protocollo. Faremo sicuramente di più, anche i parafiato alla cassa che non sono previsti, noi li abbiamo fatti perché, puta caso, venerdì ci dicono che li dovete mettere. Li abbiamo già, quindi davanti alla postazione delle, delle mani, dell'estetica, quindi sicurezza totale sotto tutti gli aspetti.